così almeno scrive. Esatto, così poi lo montiamo. Aiuto, attenzione, aiuto. Almeno facciamo, eh? No, potete parlare, non è che sarà usato contro di voi. Ok, a dopo. Non è finita. Questa è una parte delle persone che stanno lavorando a questo nuovo partito, a Fratelli d'Italia, a un progetto che nasce dalla volontà di alcune persone per dimostrare che in questo paese può esserci, qua ne vediamo un altro, può esserci un centrodestra diverso, ci può essere un modo diverso di essere centrodestra, non soltanto berlusconiani, non soltanto nel PDL, ma ci possa essere un modo per rappresentare i cittadini in modo concreto, parlando di problemi concreti, e rappresentarlo attraverso persone normali, che conoscono la vita di tutti i giorni, che magari mentre uno filma per il programma elettorale fanno squillare un telefono, perché non è tutto veline, non è tutto finto, non è tutto botulino, c'è qualcosa di diverso. E proprio per questo oggi vogliamo in modo diverso, con uno che non l'ha mai fatto con una telecamera in mano, iniziare a parlare di qualcosa di concreto del programma. Oggi con Giorgio abbiamo lanciato una proposta, l'abbiamo lanciata innanzitutto ai nostri alleati, quelli del PDL, quelli della Lega, cioè al centrodestra, ma poi l'abbiamo voluta lanciare non solo a loro, l'abbiamo voluta condividere con Bersani, con Grillo, cioè con tutte le persone che in qualche modo rappresenteranno gli italiani nei prossimi mesi alla Camera e al Senato. Abbiamo parlato di tassazione, ma non ci siamo fermati alla tassazione, a una tassa in particolare, all'IMU, all'IRAP. Siamo invece occupati di un problema generale, il peso della tassazione complessiva su un cittadino o su un'azienda italiana, dicendo che non può esserci uno Stato che non abbia un limite nella sua pretesa di fronte ai cittadini o alle aziende. Il limite è la sopravvivenza di una famiglia, di un individuo, ma è anche la possibilità di un'azienda, per pagare una tassa, di non andare in perdita o di non aumentare una perdita. Ci deve essere un limite in Costituzione, nelle leggi ordinarie, che non consente a nessuno di pretendere troppo, che si chiami IMU, che si chiami IRAP. Un principio generale che in qualche modo metta il diritto dei cittadini e il diritto delle aziende al di sopra di quello dello Stato di pretendere, perché deve tenere a posto i conti, più del dovuto. Questa la vogliamo lanciare a tutti, la vogliamo condividere con tutti. No, potete lasciare tranquillamente la televisione accesa, perché la voglio fare apposta, come, senza che nessuno si fermi, perché deve essere diversa anche in questo. Perché noi siamo un partito fatto di persone fisiche, non abbiamo forse un grande leader, beh, per altezza ne abbiamo uno grande, la Meloni un po' di meno, ma non abbiamo un grande leader mediatico, abbiamo migliaia di persone, come quelle che vedete oggi qua, che insieme a noi condividono un progetto. In questo progetto c'è, alla base di tutto, la ragione e il diritto di ogni cittadino, o in questo caso di ogni azienda, di sopravvivere. Un diritto che va al di sopra di quello dello Stato, che vuole esigere il dovuto per rispondere a organismi finanziari o per rispondere all'Europa. Vediamo cosa cazzo è. Grande!